Eccoci qua ragazze, siamo saliti in nave. Ciao Stanche. stanco. Qua siamo in stanza, ci sono già le bambine che stanno guardando fuori, ma siamo fermi perché siamo appena entrati in stanza. Ora ci sistemiamo, entriamo in bagno. Le bambine, ma perché sei così zozza, Asia? Mamma, io però voglio avere anche io un letto sopra. Adesso non ne parliamo dopo del letto sopra. Dimmi cosa te ne fai. Di Aiuto dormire Adele sopra. Asia che state mettendo i piedi sul No, Ma lo facciamo sempre, tanto. ma quindi cosa vuol dire? Dov'è il mio sacchetto che l'hanno Vabbè, tolto comunque dopo? adesso ci sistemiamo. Abbiamo portato qualcosa da mangiare, però Oh, e io dovevo da andare pranzo in al sacco, bagno. perché i prezzi qua in nave sono terribili. E niente, ragazze, ci aggiorniamo dopo o direttamente domani. Eccoci qua ragazze, siamo arrivati a Verona, siamo andati in albergo e adesso stiamo andando a fare una passeggiata e a cercare un posto dove cenare. Stiamo andando verso l'arena di Verona. Vediamo se riesco a riprendere. Allora, qua dietro c'è mia sorella Manuel e Aurora, qua c'è Asia. E passeggiamo, vero? Passeggiamo, facciamo i turisti oggi. Buongiorno, buongiorno. Dove siamo noi? In albergo, addormentati persi. Asia non ce la fa riprendersi, Adele. Ciao Ade. Dai, bimbe. Allora, praticamente le ho già vestite e sono volute rientrare nel letto perché c'è un'aria condizionata terribile in questa stanza che non riusciamo a regolare. Cristiana adesso è in doccia, io mi sono già vestita, vi faccio vedere. Ho messo praticamente questa maglietta di Zara e questi leggings da ciclista. Mi devo solo dare una sistemata in faccia che sono terribile. Nell'altra stanza c'è Aurora e Maria Paola che si stanno lo stesso preparando. Nell'altra stanza ancora mia cognata e i miei nipoti. Al secondo piano, perché noi siamo al primo, c'è l'altra mia cognata con mio cognato e i miei nipoti. Quindi abbiamo appuntamento alle 8:30 e siamo pronti per andare a Gardaland. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Dove stai andando ora? A Gardaland. The flashlight, the blanket, and the map. It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but
but you sang along, and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent, it's 5:30. Useless words. What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed the first time. I swear my pain's far away, long gone by now. We've got a fire in the tent, it's 5:30. Let's be the kids who left, get in trouble again. That star's got nothing on you. That one's brand new, still it's got nothing on you tonight. We've got a fire in the tent, it's 5:30. Adesso, sto facendo il video. Sì, confermo bene. Sì! Vai che sto facendo il video, Manuel. Sto facendo il video io, guarda. Com'è? Manola, sto facendo il video, se vuoi. Aia. Ebbene, in effetti adesso siamo un attimino. Che poi è ancora più brutto, sono felicissimo. Ma perché fa la discesa? Sì. La discesa. Io pensavo che faceva la discesa. Ah, adesso c'è la discesa. Adesso c'è la discesa. Adesso fa la discesa. Certo, papà, tienilo forte, adesso fa la discesa incredibile. Cosa? Questa fa la discesa incredibile. E devo tenerlo forte? Sì. Sennò mi vuole il cellulare. Sì, ti vuole il cellulare. Aspetta che... Vai. Mi ricordavo più discese emozionanti, mi ricordavo la verità. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. Instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't want.
that's the way it goes until we're in the ground. No, they don't pick us up, instead they knock us down. And that's the way it goes until we're in the ground. No, they don't pick us up, instead they knock us down. And that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say help. Ehi, ciao! Ciao! Tamara! Andiamo, Asia? Sì! Andiamo! Andiamo, però! Andiamo! Non so fare qua, ok? No, no, va bene! Written down the words to say, it is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out. Wanna do this right? There's a doubt in my mind. Baby, you're the one. Ed eccoci qua, ragazzi. Sono contentissima di potervi presentare due prodotti che mi sono stati inviati gentilmente dalla Wamife. Il primo è uno scaldalatte, un cappuccinatore, come lo vogliamo chiamare. È un elettrodomestico che comunque non da tantissimo è entrato a far parte degli elettrodomestici più usati a casa. Io ne avevo un altro e sono stata contentissima quando mi hanno inviato questo, perché a differenza dell'altro che io avevo, questo scaldalatte cappuccinatore, inoltre si può fare anche la cioccolata calda, ha un pentolino che si può tranquillamente lavare senza rischiare di romperlo. È il classico pentolino da latte, come potete vedere. All'interno ha questa piccola frusta per montare il latte. Le mie bimbe la mattina vogliono il latte, Christian è abbonato al cappuccino, quindi sono stata contentissima di aver accettato questo prodotto e di averlo potuto sostituire con l'altro. Anche se siamo in estate, mi ha incuriosito un po' il fatto che si potesse fare la cioccolata calda in maniera molto molto facile. Come potete vedere, ho messo il latte e semplicemente una bustina di cioccolata, di preparato per cioccolata, e ho semplicemente schiacciato il tasto corrispondente. In questo caso è hot chocolate, io non so parlare inglese, quindi perdonatemi ragazze. Dopodiché l'ho lasciato raffreddare, a dire la verità, perché con 40 gradi non mi pareva il caso di berlo. E devo dire che la cioccolata è come la faccio io nel pentolino, uguale identica. L'unica cosa che ho aggiunto per fare un po' di schiuma è aggiungere la seconda funzione del cappuccino, ma proprio per un minuto, e il risultato è stato questo. Buongiorno ragazze, noi siamo rientrati ieri notte molto molto tardi. La nave ha fatto super tardi, infatti siamo arrivati a casa quasi a 1:00, ha avuto un ritardo di 60 minuti, abbiamo preso la diurna e niente, mi vedete in queste condizioni perché mi ho fatto una doccia stamattina con Asia e sto andando a riprendere Nami, a fare un paio di commissioni, a riprendere Nami, che non vedo l'ora di riabbracciare. Anche le bambine me l'hanno subito chiesto stamattina e niente, quindi dopo vi racconterò un po' com'è andata il viaggio. Ho tante cose da dirvi, soprattutto per chi ha intenzione di andare a Gardaland. Vi farò una mini recensione di questo viaggio, anche perché lo posso comparare tranquillamente al viaggio che abbiamo fatto l'anno scorso, sempre a fine agosto. Ora vado a riprendere Nami e ci aggiorniamo più tardi. Allora ragazze, ve ne parlo direttamente qua in macchina, intanto ci sono 31 gradi, nel frattempo che faccio la strada vi racconto un po'.
Allora, come vi avevo detto, noi siamo andati a Gardaland lo scorso anno. Eravamo in piena pandemia, in piene regole Covid, infatti c'erano delle modifiche che avevano fatto soprattutto per le code, per non fare assembramenti, il che sembrava una cosa antipatica, ma alla fine ci ha facilitato molto il non stare ad aspettare, perché praticamente l'anno scorso dovevi scaricare un'applicazione che si chiama Coda e ti prenotavi tramite questa applicazione e l'applicazione ti avvisava quando ti dovevi avvicinare o comunque inserire nella fila. Quindi cercavano in qualsiasi modo di evitare che si accumulassero tante persone. Questa cosa ha facilitato, nel senso che sapete chi è andato a Gardaland o chi frequenta comunque questi posti in cui devi fare fila per entrare nelle attrazioni, ha facilitato il fatto semplicemente che non ti rompessi le cosiddette quando andavi ad aspettare. Detto ciò, quella è stata l'unica cosa che praticamente c'era l'anno scorso per evitare gli assembramenti. Per quanto riguarda il resto era tutto molto semplice, dovevi mettere la mascherina quando stavi vicino ad altre persone in coda, ma nulla di che. Ci siamo molto divertiti, comunque Gardaland era al 100%, c'era già qualcosa di strano, nel senso che io Gardaland sono andata quando ero più giovane, quando ero semplicemente fidanzata con Christian, quando non avevo figli e quindi tanti anni fa. E vi posso assicurare che ogni negozietto, nel frattempo sto guardando di sto cercando di non schiantarmi alle macchine, notavi proprio l'affluenza del personale, ogni negozio, ogni chiosco, ogni posto era aperto, potevi entrare dappertutto. Infatti mi ricordo che con i miei cognati avevamo anche fatto una foto che ho riutilizzato anche nel menù del mio matrimonio, era una foto stile pirata e poi una foto dentro un saloon, proprio ti facevano delle foto particolari con dei vestiti a tema, che se riesco a trovarla ve la faccio vedere nel video. Ed era tutto aperto, qualsiasi chiosco, infatti ci siamo imbottiti di roba da mangiare di qualsiasi tipo. Chiusa questa parentesi, cosa è cambiato quest'anno? Quest'anno si vede proprio che Gardaland ha dei seri problemi, infatti lo sappiamo tutti, chi ha sentito, c'è questo problema dei lavoratori stagionali, non ci sono lavoratori, le motivazioni non le so, le immagino ma non le so e non le voglio neanche dire in questo video perché sono comunque mie percezioni, non sono cose che io so per certo, questa diminuzione del personale fa sì che che Gardaland sia al, se andiamo su una scala del 100%, vi dico che il parco è attivo al 50%, non per quanto riguarda le attrazioni perché hanno degli orari, nel senso siamo arrivati alle 10 del mattino, vi faccio un esempio, tutta la zona di Kung Fu Panda era chiusa, apriva a mezzogiorno, quindi loro per ovviare a questo problema del personale sicuramente fanno dei turni, questo fa sì che non sia al 100% il parco. Poi un'altra cosa pesante è stata che c'erano dei momenti in cui le attrazioni venivano chiuse per problemi tecnici e la cosa ci ha fatto un po' strabuzzare gli occhi perché eravamo anche impauriti. Mi ricordo che eravamo in fila con Christian, mio cognato, Michael e Manuel, che sono i nostri nipoti, per entrare al Blue Tornado. La fila era già pesante, in più a metà fila ci mancava ancora mezz'oretta di fila da sopportare, c'erano dei ragazzi che erano appesi nelle seggioline da un sacco di tempo, quindi hanno chiuso l'attrazione per un bel po', però in quel caso vi dico che probabilmente è stato per un'ambulanza, qualcuno che si era sentito male sinceramente.
quindi non era a regime per quanto riguarda le attrazioni, il parco. Una cosa che ci ha molto deluso è il fattore ristorazione, anche lì molti problemi, avevano forse il 60% dei chioschi e dei ristoranti chiusi, addirittura vedevamo dei dipendenti che trovavamo in un chiosco lavorare dopo nemmeno un'ora da un'altra, lavorare da un'altra parte, quindi li trovavamo proprio in giro. E inoltre c'erano, mi ricordo che ci sono dei chioschi che fanno i waffle, come cavolo si chiamano, scusate ragazze, il gelato soft, varie cose, e dei dipendenti che addirittura si gestivano due chioschi. Ragazze, sono andata via con la sensazione che non ci tornerò, perché per i prezzi, che oltretutto sono lievitati in una maniera incredibile, vi parlo di un piatto con hamburger e patatine a 15-17 euro, quindi si parla di prezzi che io ho visto solo tipo in Francia a Euro Disney, e per i prezzi che hanno non ne vale la pena, non ne vale veramente la pena. L'unica cosa però, nota positiva, è che comunque le bambine si sono divertite, Aurora si è divertita, mia sorella lo stesso, tutti i bimbi, quindi mi fa piacere semplicemente che si siano divertiti i bambini, praticamente. L'unica cosa che mi interessa è quello, però da adulta ho visto organizzazioni andare a farsi benedire, dei posti intendo, rispetto all'anno scorso che già il parco era in condizioni particolari, quest'anno è stato veramente peggio, soprattutto la manutenzione dei giochi, c'era dei giochi che si vedeva proprio che stavano cadendo a pezzi e che non c'era manutenzione di niente. Questo sicuramente è sintomo che il Covid ha fatto veramente del male a molte attività, e Gardaland secondo me quest'anno sta proprio in mezzo a queste attività che hanno perso tanto. Take my love for granted. Say a bunch of stuff you never meet, yeah. I think I need a minute to figure out my limits. You crossed them more than once, yeah. You take. Buonasera ragazze, noi chiudiamo questo vlog, lo chiudiamo quasi con una giornata al mare. Siamo rientrati ormai da un paio di giorni da Gardaland, oggi è l'ultima domenica delle nostre ferie e siamo venuti qua di nuovo alla spiaggia di Ezimannu per farci un bel bagno. Oggi è una bellissima giornata, ieri ci siamo spaventati perché a Sassari è scoppiato un incendio in una fabbrica dove smaltivano i rifiuti e addirittura sta ancora bruciando perché hanno dovuto circoscriverlo. E niente, finiamo qua le nostre ferie, sicuramente andremo al mare molte altre volte, però ufficialmente domani Christian rientra al lavoro, io invece, siccome faccio un part time da 18 ore, tornerò mercoledì al lavoro. E stamattina ne ho approfittato a pulire un po' casa, ma ancora la valigia da disfare, e lo farò domani mattina iniziando un nuovo vlog. E ho fatto un po' di pulizie generali, però continuerò sicuramente domani, che è lunedì. Ed ecco qua ragazze il secondo prodotto elettrodomestico che mi ha mandato la Wi-Mife. Io sono molto contenta perché è un mega frullatore, lo volevo comprare ma vi spiegherò anche nelle clip più avanti. Sono stata felicissima di accettare anche questo prodotto perché ragazze
Io ve lo dico in maniera sincera, quando le aziende mi contattano, che mi mandano elettrodomestici per la casa da provare, aspirapolveri o comunque oggetti casalinghi, sono veramente contenta. Non ve lo posso assolutamente negare, ma penso che sia una cosa che riguarda tutti, tutte le persone che fanno video su YouTube, tutti quelli che lavorano con i social. Detto ciò, facendo questa piccola premessa, qua mi vedete che lo spacchetto e vi spiegherò nelle clip più avanti le funzioni. Intanto vedete pure Nami che va avanti e indietro, perché è veramente un prodotto valido e vi ricordo che ci saranno tutti i link nell'info box, eventualmente se li vorrete acquistare. Ragazze, buongiorno. Le nostre ferie sono ufficialmente finite. Io voglio fare questa clip finale per salutarvi. Devo iniziare con una sanissima alimentazione perché nella settimana di ferie ho avuto 2 settimane di ferie, però nella settimana in cui siamo partiti, veramente, ragazze, non mi sono data limiti, anche perché ero in ferie e ho mangiato quello che volevo e adesso il gonfiore si sente, soprattutto perché io sono intollerante a molte cose e ne risento tantissimo quando faccio dell'alimentazione sbagliata. Ne approfitto quindi per farvi vedere questo mega frullatore che mi ha inviato la Wamife. E troverete tutti i link nell'info box, anche del Montalatte. Ho fatto la cioccolata, se avete visto nelle scorse clip. E troverete i link per chi volesse acquistarli nell'info box. Mi hanno dato, come avete visto, anche questa borraccia per mettere i vari shake che si possono fare. E vi faccio vedere le funzioni di questo frullatore. Allora, il primo tasto praticamente va a frullare a impulsi, quindi parte e si blocca, parte e si blocca. Poi qua abbiamo la funzione per il ghiaccio, per rompere il ghiaccio e poi per gli smoothie. Naturalmente, come potete vedere, ha una capienza bella alta. Arriviamo addirittura a 1,5 litri di capienza, quindi io lo utilizzerò anche se ho qualcosa da frullare per le bambine, che può essere anche un semplice passato di verdure. E lo volevo comprare sinceramente uno così grande perché non ce l'ho a casa, ma di solito io utilizzo il Bimby, solo che molte volte quando utilizzo il Bimby per cucinare ho solo quello, quindi mi serviva un frullatore a parte. È in vetro temperato questo boccale. E qua abbiamo la manovella molto semplice per aumentare o diminuire la velocità. Ve lo straconsiglio perché è un ottimo prodotto per chi sta cercando un frullatore così grande. Io lo utilizzerò adesso in maniera molto veloce perché devo farmi il mio classico shake, quello depurativo della mia azienda, dell'Arix, il Pur Nourish, e utilizzerò questo e andrò a metterlo direttamente in questa borraccia. Stasera lavoro, ho ricominciato a lavorare a pieno regime e devo fare una settimana almeno di sana alimentazione e integro anche lo shake con il Pur Nourish. Per chi è incuriosito dalla mia sana alimentazione, dai prodotti dell'Arix che ormai vendo da 2 anni, potete seguirmi nella seconda pagina Instagram che si chiama GabrysOM2. Tutti gli altri che non sono interessati a questa parte della mia vita possono continuare a seguirmi sulla pagina Instagram GabrysOM. Stamattina, col caldo che c'è ancora, non riesco neanche a parlare, ragazze. Si è annuvolato il tempo è brutto, però il caldo continua a perseguitarci. Io, ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto.
Spero di avervi tenuto compagnia nelle nostre vacanze. Spero che voi abbiate passato delle bellissime ferie e chi ancora deve andare, che le passi. Vi mando un bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!